Buongiorno, allora innanzitutto è doveroso attendere la decisione, dovrebbe pronunciarsi il prefetto nel corso del tardo pomeriggio, insomma, sulla disputa o meno di Fiorentina-Juventus, non tanto per la situazione a Firenze, sulla quale ho visto anche le previsioni non sono brutte dal punto di vista del tempo, dal punto di vista climatico, sia per stasera che per domani. Ma ovviamente per tutto il resto della Toscana. Per darvi un'idea della situazione, io poco prima di registrare questo video mi sono messo in contatto con la troupe che avrò domani per realizzare le interviste post Fiorentina-Juventus e mi hanno detto: guarda, ti richiamo io più tardi perché proprio in questo momento hanno scoperto trovato un'altra vittima dell'alluvione e lui sta lavorando, questo ragazzo sta lavorando per i vari telegiornali. A quanto è successo ovviamente in queste ultime ore. Quindi per darvi l'idea della situazione che c'è naturalmente in Toscana, ecco, quindi è chiaro che il primo pensiero va a quello che è successo lì ed è molto più importante della partita, come ha detto Massimiliano Allegri quest'oggi. Quindi la Juve si sta allenando, se vi state guardando nel pomeriggio, poi in attesa di comunicazioni, naturalmente la squadra partirà o meno per Firenze, la stessa cosa farò naturalmente anche io. Parlando di calcio, che non è semplice naturalmente in queste situazioni, però è evidente, no? La sottolineatura dell'importanza di questa partita, devo dire che con riguardo a Chiesa e Vlahovic, non era difficile azzeccare quello che si sarebbe poi colto in questa conferenza stampa, ma vi avevo anticipato in settimana che probabilmente Allegri avrebbe lavorato molto su loro due, sul fatto che Chiesa sarà per la prima volta da ex, Vlahovic comunque è una partita che sente e che non avrebbero dovuto, l'avevo scritto anche nei miei servizi durante la settimana a Sport Mediaset. Non avrebbe dovuto essere la loro partita, ma la loro partita avrebbe dovuto entrare in quella che era la partita della Juve. Quindi non pensare alla loro situazione personale, alla rivalsa o quant'altro, eccetera, o rispondere a fischi, eccetera, ma giocare per la Juve. Ed è il messaggio che si è colto chiaramente dalla conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri, quando ha detto loro devono sentirsi importanti non solo per questa partita, ma per tutte le altre partite, come per tutti gli altri tre attaccanti a disposizione, ossia Ken, Milik e Yıldız, perché questa è una squadra che deve mettere da parte gli obiettivi personali e pensare all'obiettivo di squadra. Oggi Allegri ha puntato il focus, diciamo così, sul concetto di blocco granitico che deve essere questa squadra, questa compattezza di gruppo che lui sta ottenendo in questo momento. E che mi riporta alla mente, diciamo, più o meno lo stesso periodo di un anno fa, quando la squadra non era sicuramente un blocco granitico, quando non c'era questa compattezza di squadra e non c'era soprattutto la compattezza tra squadra e allenatore. La situazione di un anno fa era, se non diametralmente opposta a quella di oggi, comunque molto distante. Infatti i risultati lo stavano dimostrando in quel periodo, era veramente il momento peggiore della Juve sia in campionato che in Champions. Mentre quest'anno possiamo dire che questo concetto di blocco, che è cominciato con le traversie dell'anno scorso, quelle extracampo, no? Quando la squadra si era compattata per un unico obiettivo, ecco, quest'anno si stanno verificando fin dall'inizio della stagione. L'anno scorso l'obiettivo, naturalmente, sapevate qual era? Era quello di annullare il più possibile la penalizzazione con le prestazioni sul campo, e la squadra c'era riuscita perché comunque era arrivata terza. Quest'anno l'obiettivo continua ad essere quello lì, perché Allegri anche oggi ha sottolineato due o tre volte come l'obiettivo sia partecipare alla Champions il prossimo anno e non andare oltre. Ce lo siamo già detti un sacco di volte, questo non andare oltre è ciò che viene dato in pasto all'opinione pubblica, ai tifosi, ovviamente al mezzo stampa, televisione, radio, carta stampata, eccetera, eccetera, però sappiamo perfettamente che un pensiero che va un po' oltre il piazzamento della Champions, Allegri lo sta facendo e molto probabilmente nel privato dello spogliatoio è un pensiero che viene esternato, insomma, o comunque del quale si tiene molta più considerazione di quanto non lo si faccia
quando ci si relaziona con l'esterno. Ci eravamo dimenticati che nella Juventus c'è Mattia De Sciglio, oggi ne ha parlato Allegri, che tornerà in gruppo tra un mese, quindi secondo me, insomma, prima del periodo natalizio nel quale quest'anno si giocherà, difficilmente lo vedremo in campo. Ha parlato della situazione di Alessandro e Danilo, considerando che prima recupererà Alessandro, perché Danilo ha subito una lesione lieve ma molto profonda, ossia non dà molto dolore ma è difficile da curare, quindi occorre naturalmente un pochino di prudenza in più e dei tempi naturalmente che si allungano, quindi la speranza è quella di riavere Danilo per la partita contro l'Inter, cioè dopo la sosta, sfruttando appunto il fatto che non da poco che appunto ci sarà la sosta di campionato, causa impegno importantissimo perché siamo al dentro fuori più o meno, no? con la nazionale. Quindi questa è la situazione degli infortunati. Ci voleva una specificazione, infatti ringrazio il collega che ha fatto questa domanda nel finale proprio per chiedere la situazione degli infortunati. Quindi una Juve che anche domani dovrà inventarsi qualcosina. Attenzione perché Allegri ha dato la possibilità che giochino da interni di centrocampo a questo punto, per esempio, o Cambiaso o Ealing Junior. Quindi Ealing Junior, che è dato molto in forma, potrebbe avere una chance importante. Non dimentichiamo che c'è anche Nicolò Siccaviglia. La sensazione che si ha è che sia assolutamente McKennie spostato a destra per ritrovare praticamente il ruolo di quando non c'era. In un primo momento Weah, o comunque quando Weah partiva dalla panchina, adesso che Weah proprio non c'è, si torna a parlare di questa necessità, anche se non è escluso un Cambiaso che può giocare pure dalla parte opposta. È vero, un sinistro può rientrare, ma secondo me, visto che Allegri ha parlato di certezze, no? Di situazioni di certezze, di ruoli o comunque di spostamenti, io penso che giocherà McKennie a destra. Poi c'è Rabiot comunque con Locatelli in mezzo e bisogna capire se giocherà appunto uno dei, per esempio, o Ealing o Cambiaso o ci sarà Miretti dal primo momento, ma comunque le soluzioni ci sono. Là davanti sembra aver capito chiaramente che giocheranno, insomma, io dico chiaramente, ma credo di sì, che giocheranno Vlahovic e Chiesa, che quindi diciamo subito dovranno affrontare il clima di Firenze e far capire subito ad Allegri, non ad Allegri, a tutti, far capire a tutti e in primis a loro stessi che è la partita della Juve contro la Fiorentina e non di Chiesa e Vlahovic contro il loro passato. Mi dispiace solo che non venga preso in considerazione dall'inizio, magari mi sbaglio perché c'è comunque un allenamento in corso nel pomeriggio, quindi possono cambiare le cose. Subito dall'inizio un Ken in questo stato di forma, però vediamo perché poi tutti più o meno verranno utilizzati. Credo che durante la partita, sia per Ken che per Milik e forse anche per Ilic, ci sarà spazio. Per il momento è tutto. Ci vediamo questa sera attendendo la conferma o meno che si giochi questa partita. A dopo, ciao. Iscrivetevi al canale.